il fisico è stato portato davvero all'estremo. Ho sentito che lui stava crescendo in quel momento di intensità. Sono davvero provato dopo 3 giorni. Non vorresti vivere quel momento? Anche se poi ti rendi conto che lottare è uno di quegli aspetti che nella vita dà avvalora, dà il significato a quello che facciamo giorno per giorno. Siamo consapevoli che abbiamo fatto il nostro meglio e sono sincero, qualsiasi risultato verrà fuori, dentro 60, fuori da 60, l'esperienza è stata incredibile. Allora, abbiamo deciso di cominciare con il terzo perché per me i workout molto esplosivi, molto corti, molto brevi sono sempre stati negli anni scorsi un problema e quindi abbiamo attuato lo stesso approccio l'anno scorso, partire subito con workout veloce per avere anche un po' più di freschezza, sai, fra gambe e soprattutto mente. E poi è importante perché hai già uno score buono su un workout che dovrai presentare nei prossimi giorni, quindi non il primo giorno. È utile perché in un ipotetico redo hai mente sgombra e puoi provare ad azzardare qualcosina. Vabbè, vogliono parcheggiare solo io, parcheggiare. Questo è per lei. Porco, due spettacolo. Bombardone. Cinta, cinta vera. Cinta, perfetto. Bombardoni. Da che vuoi iniziare? Hai detto Mauri? Il jack. Che linea jack? Lo levi subito? Sì. Allora, chi è correi di quello del pranzo? Luna. Luna al pranzo. Tanto abbastanza dopo andare poi in su. 4 secondi. Dopo pranzo posso andare su? Sì, sì. 4, alle 4 per secondo? Verso le sì. 3:30 scendo giù. Che tardi. 2 ne faccio stamani. Ah, 2 stamattina. Perfetto. Quindi ne fai 3 oggi? 3 oggi. Ora vediamo domani poi. La struttura è incredibile. La calma che si sente anche al di fuori del box è incredibile. C'è un silenzio pazzesco per essere a Roma. E hotel vicino, alloggerò nell'hotel. Qui farò workout. Quando voglio posso andare in camera per riposarmi, è perfetto, pazzesco. Anche il box si può aprire, c'è il sole, bellissima giornata, è tutto perfetto. Vai sopra. La punta e vai direttamente lento, più vai pianta, scalone la punta, la pianta in campo, vai via. La sensazione che ho avuto del carico è stata particolare perché fin dal riscaldamento lo sentivo parecchio peso addosso, parecchio pesante. Cominciato il workout mi sono un pochino sciolto, però comunque la paura, la pressione di sbagliarne uno era alta e quindi mi tendevo a prendermi 3 secondi in più di riposo rispetto a 3 secondi in meno per poter portare a casa la ripetizione pulita. Ci vediamo.
Grazie. Ho paura di sbagliare lì. Per risposarvi un po' di più. Eh sì, ma perché non potevo, se lo sbagli uno è fine. Avevo tanta... abbastanza paura di... ma so. Poi è la quarta. È la quarta, sì. Poi in certo punto è abbassato un po' la posizione di ricevimento. Sì. Saliva facilissimo, saliva. Mm. Però a sentirlo... Sensazione? Era questa. Non c'era... Poi si era aumentato un pochino. No, questo stavo bene. Però quella la sensazione era come questa. Vabbè. Temporeggiavo un attimo. Un po' di ghiaccio. Oh, sì, ma tanto abbiamo un po' di... dobbiamo fare un'altra prova, fare un altro... Temporeggiavo un attimo prima di farla. Perché avevo la pressione di sbagliare. Che pensavi? Capito? Dal terzo però. Non ti devo attenzione per questa cosa. Sì. Però dall'esterno il feedback è sempre molto solido. Sì, sì. Ah, no, mi sentivo proprio... Allora, uno volesse... Questo c'è. C'è e si può, cioè, sicuramente mangiamo qualcosa su... Già semplicemente facendo tutto qua e là, leggermente più. Perché tanto comunque ho visto che 5, no? 2,42 fine del quinto. Sì. 2,58 primo clean and jerk. Sì, è tanto. E poi come dici te, c'è un intervallo regolare, sopra fatica ci può stare. Comunque, troppo. Ci sono devo essere un po' più pubblicante sui primi. Sì, 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 senza dubbio. Prossimo workout fra poco. Facciamo il test 2, ovvero quello con i crossover. Vedremo di tirare giù una strategia valida. Sono 12 minuti continui di lavoro, quindi è già più interessante del precedente. Vediamo come andrà. Io posso incrociare quando mi pare, ma io perché non sono ancora arrivato dove voglio dopo 8 anni, quindi ci vuole davvero tempo, ci vuole pazienza e tempo, non voler correre, non voler bruciare le tappe, fare gli anni di classi, non voler non fare subito delle programmazioni, cercare di prima godersi tutto il vero ambiente CrossFit, entrarci dentro e poi dopo penso che ci si possa permettere di andare a esplorare un pochino più a fondo lo sport in sé. Io sì, ce la faccio. La tendenza a pensare alla rotazione da volandere che stai rigido, per cercare la velocità. Vai morbido, capito? Fallo un po' lento come movimento, dai aria. Troppo passo. Fai un po' di single under, fai solo single under, fai solo singoli. No, non veloci, non veloci. Ampio, senti il piede, non correre, rallentalo, ok, questa è la rotazione corretta per il crossover, così, morbido, salta, usi i piedi. Piano, oh. Sì. Vai, fai le altre. Ok. Ora qua ci sta lo standard delle linee, no? No, niente, solo passi. Prego, passi. Te la lasci proprio subito. Ok, posso di qua. E magari rilasso un attimo quando finisco qui. Prendi la corda. Poi vado. Ok. Lo potete far voi, che vai, vai. Mi viene ansia. We'll be right back.
Facciamo un padel tutte e quattro, ragazzi. Però padel sia con telecamera che con racchetta. Esatto. Matti lei, ma che mi dai tu? Matti lei. What's America? Voi ragazzi mangiate quel che mangio io. Yeah, yeah. Come essere a Miami, vero? Sì, sì. Mangiamo noi. Lui è l'uomo fitness ne avanti un altro. Sono belle voci. Però l'unica cosa che mi preoccupa su questi video, io passo questi, mi levo un peso. Pure perché poi è tutto... Sì, 21.50-60, capito? Cioè... Lanciare il mondo, dire qua. Tacconi. Il viso, però... Sono così, le mangiate oppure no? C'è 8 mila dollari in no. Parliamo della sua, parliamo della sua. Mi Tacconi, sentiamo. Io mangio tre volte al giorno, colazione, pranzo e cena. Testa spuntina. No, perché non, così ottimizzo. Mangi tanto? Sono pazzi. Tu sei mai visto come il mio pastone? No, però. No, ho provato a farlo io. Mamma mia. Me la proverò così, la mattina. Ma è semplice, metto la sera prima di andare a letto 150 grammi di fiocchi di avena con latte intero a bagnare. Quindi la mattina sono una cosa bellissima. 150 grammi di albume circa, 3-4 uova, dipende quante mio nonno me ne ha date se le galline l'hanno fatte. Fa schifo. Oggi metto l'algoritmo. Bene l'acqua? No, bevi solo questo. Solo questo? Sì. Poi, 10 minuti prima di partire, prendi questo. Sul fronte dell'integrazione abbiamo lavorato veramente con delle finezze nei minimi particolari. Due sono gli integratori poi fondamentali che lui utilizza sempre. No Beat, che è un pre-workout senza stimolanti, formulato appositamente per un crossfitter. E l'altro integratore da utilizzare praticamente quasi sempre durante i workout è un pool di aminoacidi essenziali che servono per poter mantenere tutta la funzione muscolare in tutto l'arco dell'allenamento e anche dopo. Dopo l'esperienza dell'anno scorso ho voluto fare un reset e ho voluto cercare figure di cui potermi fidare. E grazie a Maurizio, grazie ai nuovi sponsor e tutto, ho reimparato a fidarmi delle persone. Io vorrei, vai. Mi faccio. Vai. Forza. Via, vai. Ieri è stata una giornata un po'
pesante, perché pur avendo fatto il meglio che potevo, a livello di risultato in sé non è stato grandioso. Per la giornata di oggi siamo fiduciosi al 100%. Devo far bene, punto.